ex potabilizzatore H in strada Fosso Paradiso e Chieti Scalo ridotto a vera e propria bomba ecologica, nel totale abbandono e degrado e con il tetto perfino in Eternit. Realizzato una ventina di anni fa con un costo per la collettività di circa 25 milioni di euro, ha avuto un solo collaudo e non è mai entrato in funzione. In compenso, per la mancanza assoluta di manutenzione da parte dell'H, si è trasformato in ricettacolo di ratti, bisce, zanzare e rospi per via dell'otturazione di alcuni tombini che ha dato vita a un acquitrino a cielo aperto. Non solo, all'interno, tra le tubature, anche diversi nidi di pipistrello, mentre nella cassetta del quadro elettrico un nido di vespe. L'estate per i residenti della zona un vero inferno, tra aria irrespirabile e animali di ogni tipo. Classica ciliegina sulla torta, la copertura in Eternit non a norma. Le prime denunce lo scorso giugno. Da una sollecitazione della ASL, gli operai dell'H si sono limitati a un inutile lavoro di pulizie di erbacce. I tombini sono stati lasciati tappati e residenti non ne possono più. Era l'ottobre scorso quando il TG8 mandò in onda questo servizio e di acqua sotto i ponti, o meglio nei tubi del potabilizzatore fantasma, non è passata, visto che tutto è rimasto così come lo abbiamo lasciato. Anzi, se si può dire, la situazione è anche peggiorata. Eppure, dopo nemmeno un mese, tutto sembrava volgere al meglio a seguito di un annuncio importante direttamente dagli uffici della regione a Pescara lo scorso 14 novembre, quando si diede la via alla procedura per la riattivazione dell'impianto attivo da un decennio. Nel corso di una riunione di lavoro, alla presenza di rappresentanti dell'ACA, dell'ARTA, del commissario straordinario dell'ARAP Giampiero Lombroni e sindaci dei comuni di Pescara, Chieti, Spoltore e San Giovanni Tettino, del dirigente regionale del Genio Civile di Pescara Vittorio Di Biase e del dirigente regionale del Servizio Gestione e Qualità delle Acque Giancarlo Misantoni. Parliamo di una struttura realizzata a partire dalla fine degli anni 90 con un finanziamento di 44 miliardi di lire, 25 milioni circa in euro, allo scopo di rendere potabile l'acqua del fiume Pescara per usi non alimentari. L'impianto non è mai entrato in funzione, tra le ragioni pare ci sia anche l'inquinamento delle falde acquifere a Bussi. In ogni caso, in quella riunione di novembre si decise di percorrere un iter in due fasi, mettere intanto in funzione la struttura destinandola a un uso diverso e, quando le condizioni del fiume lo renderanno possibile, sfruttarla per lo scopo originario. Anche la regione assicurò il proprio impegno, ricorrendo in caso di necessità a specifiche risorse. Torniamo a distanza di 4 mesi in strada Fosso Paradiso a Chieti Scalo. 4 mesi fa siamo venuti qui per raccontarvi la storia del potabilizzatore alle nostre spalle. Un potabilizzatore costato tanti soldi, mai entrato in funzione ed anzi che ha creato non pochi problemi ai residenti. Noi siamo venuti a ottobre, ma la battaglia di Lucio Iannetti risale a molto tempo prima. Una battaglia contro, sotto certi aspetti, i mulini a vento, perché non ha mai ricevuto risposte concrete. Per la verità qualcosa si è mosso. Dopo il nostro servizio al TG8 c'è stato un annuncio importante dalla regione, un finanziamento per attivare finalmente questo impianto alle nostre spalle. Siamo allora con Lucio Iannetti, cominciamo dall'inizio, da dove e come inizia la sua battaglia? Allora, la mia battaglia inizia che io il 21 di giugno ho fatto un esposto alla ASL. È passato un mese e mezzo, ho visto che l'ASL non si faceva viva, sono andato direttamente su a Chieti. Ho chiesto il perché, non mi hanno risposto, però mi hanno detto, io ci sono andato i primi di agosto, intorno al 10, e mi hanno detto guarda che noi domani l'11 veniamo a fare un sopralluogo, a visionare, a fare delle foto. Sono venuti il 24 di agosto e l'ASL manda praticamente questa lettera sia al comune che al servizio sanità, sia una copia a me che all'ACA. Il bello è che praticamente la fine di settembre, il 25 e il 26 di settembre, viene una ditta esterna per conto dell'ACA, di pomeriggio ha pulito un'ora e mezza qua, ma più che pulire ha sporcato e basta, un'ora e mezza di lavoro dal 26 o il 25 di settembre, non c'è stato, cioè hanno fatto solo questo,
il 3 di ottobre chiamo la ASL per dire guarda che sono venuti questi signori a fare questa pulizia di un'ora e mezza, l'ASL mi risponde guarda che devi fare un incartamento, devi scrivere, la prassi è questa. Mi cascano le braccia, praticamente i primi di novembre mi chiama la ASL e mi dice Giannetti, senti mica ti ho mandato la lettera riguardo il comune che ha messo un'ordinanza. No, il comune ha messo un'ordinanza il 25 di ottobre e un'ordinanza la numero 80 che dice all'AGA che nel giro di 20 giorni deve pulire, se no gli viene applicata la multa. Anzi, mi ha detto il dipendente della ASL che dove si trova l'ASL il comune, massimo è un chilometro e mezzo, non di più, ci sono volute 2 settimane per arrivare un documento dell'ASL, la segnalazione, al comune, farti capire. Il 18 di novembre vengono i vigili, mi dicono guarda che il comune ha messo l'ordinanza, di persona vengono a dire, fanno pure una foto qua sotto. La fine di novembre vado su al servizio sanità perché per telefono non possono dire alcune cose, vado là, comunque non mi hanno risposto, io ho fatto delle domande se i vigili avevano dato la segnalazione mia dell'ordinanza e cosa riguardo la foto o se la ordinanza era partita per l'AGA, non mi hanno risposto, mi hanno detto solamente una cosa, che l'ordinanza quando arriva va praticamente al comune di Pescara, il comune di Pescara lo manda ai vigili urbani, i vigili urbani lo consegnano all'AGA, dopodiché ritorna ai vigili di Pescara, il comune di Pescara, servizio sanità di Chieti, comune di Chieti e i vigili urbani. Oggi ci troviamo al primo marzo e guardo un po' la situazione. La testimonianza di Lucio Giannetti sembra presa da un racconto di letteratura surrealista, perfino ironico sotto certi aspetti, se non fosse che corrisponde perfettamente alla realtà, quella di un cittadino rimbalzato come la pallina di un flipper dai muri di un'assurda burocrazia. Facciamo così un giro grazie alle immagini di Diego Martelli. Che cosa accade, che cosa è accaduto e quali sono le problematiche che voi residenti qui avete dovuto affrontare? La cosa che accade è che praticamente qua si è formata una palude, escono le bisce, la puzza, ci sta quando fa il caldo, le zanzare, escono pure dei ratti, da qua ci sarà qualche nido, è abbandonato, cioè... Prima col passare degli anni venivano 2 o 3 volte all'anno, col passare degli anni è sceso fino a scomparire, manutenzione zero, ma qua ci abita la gente, non ci abitano i cani. Ecco, questo, ricordiamo che cos'è questo? Questo è un potabilizzatore, qui all'interno ci stanno 2 serbatoi, il macchinario e le vasche. Praticamente il potabilizzatore serve a trasformare, praticamente si prende l'acqua dal fiume Pescara a trasformarlo come seconda linea, perché la prima linea è quello che operiamo noi a casa, insomma in bagno, in cucina, come seconda linea per le grandi industrie o per le ditte, per lavare le macchine, per farci altre cose, insomma. Il periodo peggiore che siete costretti a vivere in una situazione del genere, immagino l'estate? Il periodo è l'estate, già da maggio fine a settembre, che ancora inizia a fare il tempo buono, il caldo ci sta, però uno mica si ritrova dei rospi certe volte, rospi piccoli, grandi, cioè è invivibile, cioè questa cosa va risolta. Tra le tante problematiche, una ne scoprimo noi lo scorso ottobre, la tettoia in Eternit del potabilizzatore. Da qui le immagini sono abbastanza eloquenti. Anche questa è una problematica seria perché, diciamola tutta, Lucio, quella è una tettoia fuori legge. Sì, certamente. Allora, correggimi, Luca, non era fuori legge quando è stata messa una 20 anni fa, ma mo è fuori legge e l'AGA si deve accollare le spese, lo deve rimuovere, ci potrebbe mettere pure dei pannelli fotovoltaici dove fanno l'energia, creano l'energia solare, ma vanno tolti per il bene del vicinato, delle persone, della natura, degli animali, perché la gente qua c'è gli animali, le galline e cose. Ma tra i problemi di strada Fosso Paradiso non c'è solo il potabilizzatore fantasma. Anche qui l'emergenza maltempo ha lasciato il segno.
Un cittadino ha dovuto mettere a disposizione due bancali di sua proprietà perché il comune evidentemente non aveva nemmeno due transenne e qui guardate questo movimento franoso estremamente pericoloso perché in un punto della strada proprio in prossimità di una curva e si intravede anche un tubo del gas poco più sotto. Questo a testimonianza di come questa strada che noi abbiamo ribattezzato strada Fosso Inferno è ridotta. È un mese che sta così, quella frana e i vigili ci hanno messo della segnaletica che è pure poca, sia per scendere perché si trova sulla parte di destra scendendo e dovevano mettere pure la segnaletica a salire. Calcola che qua il marciapiede non ci sta, non può stare così, cioè questa è una strada trafficata, lunga, dove ci sono pure attività commerciali, cioè ce n'è franata pure una parte qua della collina, abbiamo chiamato i vigili, hanno trovato il titolare, il proprietario dell'immobile, sono andati da lui, io non ci stavo quel giorno che è venuto il proprietario, è venuto solamente lui, gli ha detto al mio vicino, ha detto io non caccio un euro per aggiustare qua, è successo pure un anno fa che con la pioggia se ne è calata sempre allo stesso punto. I vigili dovevano dire al proprietario, noi ti diamo un avviso che nel giro di tot di giorni tu metti in sicurezza qua eccetera, se no ti applica. Cioè neanche i vigili hanno fatto il loro dovere fino alla fine. Ci passano le macchine, ci passano i pedoni, se ne frana la collina perché se ne frana pure una parte di lato, di destra eccetera. Cioè che venissero qua i vigili, parlano con me, cioè, non può, è una strada abbandonata, Luca, mo a prescindere che c'è stata la neve, ma ci stanno problematiche in questa via, che passano amministrazioni comunali di centrodestra, centrosinistra, però lavori in questa strada zero. Ecco, tu, la tua battaglia al momento a che punto è? Qual è stata insomma la tua ultima iniziativa? So che hai cercato di coinvolgere anche consiglieri d'opposizione, ma il Comune di Chieti, insomma la posizione tra poco l'ascolteremo dalle parole del sindaco Di Primio. Al momento quali iniziative stai prendendo? Iniziative, io mi sono sentito con dei consiglieri, con un consigliere di opposizione. Solamente che non diciamo sempre le scuse, chiamavo oggi, chiamavo domani, non è che mi ha detto le cose come stanno a dire. Lucio, guarda che fra due mesi ci abbiamo appuntamento con il sindaco, io e te, cioè sono Lucio, io fra due mesi faccio un esempio, un'interrogazione in consiglio comunale, oggi per domani, perché dopo i consiglieri, secondo me dovrebbero fare il consigliere al 100%, invece fanno il consiglieri, fanno l'avvocato, chi fa il consigliere è dottore, cioè non va, o fai il consigliere o fai quello, e lo fai al 100%, e una volta a settimana ricevi le persone con le problematiche, le persone che ti hanno votato con le problematiche della zona di Chieti, del territorio. Una vicenda antica, quella del potabilizzatore in strada Fosso Paradiso, cerchiamo anche di fare il punto di situazione per quello che è stato e per quello che si spera sarà di quell'impianto realizzato tanto tempo fa e ancora lì fermo. Siamo con il sindaco Umberto Di Primio, un impianto realizzato, dicevamo, tanti anni fa con tanti soldi pubblici, ma è rimasto così fermo. Sì, è un esempio di cattiva gestione dei fondi pubblici, è un esempio di inettitudine della pubblica amministrazione, è un esempio anche in questo momento di incapacità della pubblica amministrazione di affrontare un tema serio che è quello ambientale, che è quello del recupero del Pescara, del fiume Pescara ad una condizione di decenza sotto il profilo dell'inquinamento, ma è anche un tema che è quello di utilizzare, nel caso del potabilizzatore, possibilità di avere acqua non tanto da bere, perché questo è un fenomeno che credo non riusciremo mai ad ottenere, ma quantomeno da utilizzare sulle reti duali per fare risparmio di acqua potabile. Tutto questo è su un
su un, ormai come dire, su un tavolo che si allarga e va oltre gli anni di questa amministrazione regionale, ma che ha visto questa amministrazione regionale confrontarsi con il sottoscritto e con altri amministratori, con la ASL di Chieti, perché si possa ridare finalmente vita a quel potabilizzatore mai entrato in funzione, nonostante siano stati spesi 25 quasi milioni di euro per la sua realizzazione. Quello che oggi noi possiamo fare è sicuramente, io l'ho detto a gran voce anche nella riunione avuta con il Presidente della Regione, noi quello che possiamo fare è sicuramente dare impulso alla riattivazione di quel progetto e all'attivazione del potabilizzatore. L'IVI è anche una centrale elettrica, una piccola centrale elettrica realizzata insieme al potabilizzatore, che potrebbe dare sostegno alle imprese, per esempio della Val Pescara, quelle del Chietino in particolare, che soffrono ancora adesso degli sbalzi di tensione, che, non hanno, che hanno un costo troppo alto per approvvigionarsi di elettricità. Ma la cosa più importante però è avere un programma chiaro in mente. È stato affidato all'ARAP di gestire questa vera e propria emergenza, perché 25 milioni buttati al vento sono una vera e propria emergenza. È stato chiesto all'ARAP di affrontare il problema, io ho chiesto che si pensi alla totale attivazione di quel sistema, però in verità dal mese di novembre, che è il mese nel quale noi abbiamo avuto questa riunione allargata in regione convocata da Alfonso, ad oggi non abbiamo saputo nulla. Tra l'altro questo impianto lasciato lì così ha creato notevoli problemi ai residenti, perché non è solo un fatto di spreco di denaro pubblico, ma anche così la scarsa, anzi nulla manutenzione, acquitrini, paludi, bisce dentro casa, e insomma i residenti lì hanno dovuto affrontare momenti davvero difficili. Guardi, siamo di fronte ad una classica cattedrale nel deserto, quindi al di là del danno economico dell'aver realizzato un impianto che oggi non è in funzione, vi è il danno ancora più grave, che è quello del degrado che si crea insieme al non utilizzo di quell'impianto. È chiaro che se lì noi avremmo dovuto immaginare un'attività di carattere comunque produttivo, perché si parla della potabilizzazione delle acque e, ripeto, anche della produzione di energia elettrica, oggi invece dobbiamo immaginare un luogo abbandonato a se stesso, e chi ne paga le maggiori spese sono soprattutto quelle persone che vivono lì vicino. Quindi il recupero di quell'impianto vuol dire anche ridare, come dire, dignità a quel contesto urbano che sorge a fianco all'impianto. Tra le varie problematiche di quella strada, parliamo di strada Fosso Paradiso, che è una strada importante perché porta a San Giovanni Tetino e poi in un altro tratto porta verso Torre Vecchia Teatina. Lì però anche la strada è messa male, conosciamo tutti i problemi che ha dovuto affrontare il Comune di Chieti in questo tragico inverno, si è creata lì ad esempio però anche una frana importante. Voi state facendo una ricognizione da questo punto di vista? Guardi, noi abbiamo non soltanto fatto una ricognizione su quella frana, abbiamo stimato al momento tra danni al patrimonio pubblico, strade, frane, impianti di pubblica illuminazione e ovviamente anche gli edifici, e i danni arrecati a privati sul territorio del Comune di Chieti, ricomprendendo in questo anche danni alle vie di competenza provinciale, qualcosa come oltre 10 milioni di euro di danni già stimati e quantificati. Abbiamo da mettere dentro a questa somma ancora i lavori che stiamo facendo su via Silvino Olivieri, quelli già fatti in piazza Garibaldi, e chiaramente mettere tutto questo ci vorrà dire ad oggi avere quantomeno sulle casse del Comune di Chieti una emergenza economica nell'emergenza maltempo che vale qualcosa come 5 milioni di euro. Io ho chiesto al governo regionale, come hanno fatto i miei colleghi sindaco, domani andremo a protestare a Roma contro un governo che viene in Abruzzo a fare passerelle, un governo regionale che ci promette soldi ma non ci dà ancora nulla. Andremo però a protestare sapendo che noi comunque quelle somme e quelle spese le abbiamo già affrontate. Quella strada, come le altre strade, sono non strade da mettere in un elenco, ma sono strade da risolvere in termini di problematica. La frana va affrontata, va sistemata, non va soltanto recintato il luogo dove si è verificata, ne siamo ben consapevoli e so bene che quella frana, come le altre, le dovrò mettere a posto. Le abbiamo iniziate a mettere a posto, ma è anche vero che le risorse che non abbiamo, perché noi stiamo affrontando opere in somma urgenza con un bilancio che poi le dovrà coprire, il che vuol dire che quei 5 milioni di euro che io andrò ad investire per l'emergenza li dovrò togliere dalle
altre spese che sostengono il comune. Ecco perché si rende assolutamente necessario, indispensabile, fondamentale, ineludibile l'intervento della regione per il tramite della piattaforma della protezione civile e del governo che deve finanziare la regione perché arrivino soldi ai comuni. Le faccio solo questo esempio per rendere evidente come oggi per davvero non ci si renda conto in Italia, in regione e neppure al governo di quello che stanno vivendo i sindaci. Noi abbiamo ricevuto a novembre comunicazione che un finanziamento in favore del comune di Chieti per due frane, quella di Madonna della Vittoria e quella di Santa Maria Calvona, erano stati finanziati per 1.100.000 euro. Gli eventi di inizio anno del maltempo hanno aggravato quelle due situazioni, costringendoci ad intervenire e addirittura a chiudere la strada, una strada fondamentale al pari di strada Fosso Paradiso, quella di Santa Maria Calvona in parte e quella di Modesto La Porta quasi per la totalità. Sono andato personalmente a Roma a chiedere al Ministero dell'Ambiente, che è il soggetto dal quale arriva il finanziamento in favore della regione, che fine avessero fatto quel 1.100.000 euro. La risposta è stata che loro avevano deliberato a dicembre, che però non sapevano che fine avesse fatto la pubblicazione presso la Corte dei Conti, che non sapevano se il MEF aveva messo il parere. Insomma, è assurdo pensare che con l'emergenza che c'è stata e con quella programmazione che pure era stata fatta, noi ancora oggi abbiamo 0 euro rispetto alle promesse. Ancor più assurdo, se vuole, è che la regione scrive al comune una lettera con la sua struttura di vertice e ci dice: avviate le procedure per le gare relative a queste due opere. Io non posso avviare procedure se non ho già i soldi nel bilancio per poter poi corrispondere al progettista e al colui che effettuerà le opere il costo di quegli interventi. Quindi siamo in una situazione per davvero di difficoltà. È chiaro che non ci tiriamo indietro, io non mi sto tirando indietro e ne sto scaricando verso altri responsabilità, però dico che se oggi io faccio e metto mano caricandomi tutta la responsabilità sulle somme urgenze, pretendo che chi al di sopra dei comuni, regione e governo nazionale debbono sostenere queste politiche, lo facciano seriamente, lo facciano concretamente, quindi versandoci i soldi, ma lo facciano tempestivamente, perché altrimenti i comuni italiani, come ho detto al Ministero dell'Ambiente, a giugno, quelli colpiti da questi eventi, a giugno rischiano tutti di andare in dissesto finanziario. Onore al sindaco di Chieti Umberto Di Primio, unico tra i soggetti interessati a metterci, come si suol dire, la faccia. Abbiamo provato infatti a contattare Vertici H, ma dopo i consueti rimpalli ci è stato comunicato che si preferiva non rilasciare dichiarazioni per rispetto della regione, ma soprattutto del consorzio ARAP che si sta occupando della vicenda. Abbiamo così contattato l'ARAP nella persona del suo commissario straordinario Giampiero Leombruni, il quale ci ha detto che non ci sono novità di rilievo rispetto alla riunione dello scorso 14 novembre, ma che si sta lavorando alla definizione di un progetto per la riattivazione, anzi specifichiamo noi, l'attivazione del potabilizzatore. Non ci resta che continuare a vigilare.